Un risparmio in 5 anni quantificato in complessivi 23 milioni di euro. E quanto conta di recuperare il Movimento 5 Stelle con il progetto di legge sul taglio alle indennità dei consiglieri regionali depositato nei giorni scorsi? I dettagli della proposta sono stati illustrati questa mattina a Pescara dal capogruppo Sara Marcozzi. Lo avevamo promesso e siamo gli unici, insomma, che oltre a parlare di ridurre gli stipendi di fatto lo fanno. Noi tra l'altro abbiamo presentato questa proposta di legge che riduce il massimo che può prendere un consigliere regionale, che è fino a 11.000 euro lordi oltre le indennità aggiuntive per le altre cariche. Noi abbiamo proposto 5.000 euro lordi, che ci sembra uno stipendio più che dignitoso ed è comunque quello che noi percepiremo. Inoltre c'è una riduzione per quanto riguarda i rimborsi. Ad oggi i consiglieri regionali, a seconda dei chilometri che fanno, possono percepire un forfè, quindi esentasse anche, che varia tra dai 4.100 e 4.500 euro al mese. Noi abbiamo proposto una riduzione a 2.500 euro al mese. Ci sembra del tutto ragionevole e del tutto accettabile. Tra gli altri tagli ipotizzati ci sono quelli alle indennità aggiuntive per i vicepresidenti e segretari di commissione, l'abrogazione della polizza assicurativa per i casi di morte o infortunio del consigliere, l'abrogazione del trattamento di fine mandato, la riduzione dei vitalizi con percentuali maggiori nel caso di cumulo di vitalizi diversi e lo spostamento a 67 anni per la fruizione del vitalizio da parte dei consiglieri, quelli fino alla precedente legislatura, che ne abbiano maturato il diritto.